in questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica, in questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Oh. Una cascata di bassi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro la macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me in questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole in questo spazio elettronico. Posso toccare il cielo, ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo. Cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Alla Assicurazione Itas, Agenzia di Mezzo Corona, al gruppo Finstra, alla Rota Nord Nissan e al Comune di Mezzo Corona. Un ringraziamento particolare all'Associazione Sportiva Dilettantistica Fantasy, che anche quest'anno è venuta ad aiutarci il pre-finalissimo con una bellissima coreografia a cura di tutti gli insegnanti e dei vari allievi. Partiamo con le premiazioni, chiedendo alle autorità di avvicinarci, così riusciamo a fare le premiazioni veloci. Ricordatevi che quando ricevete la coppa guardate in alto, che ci sono le persone che vi fotografano, vi fanno le foto. Quindi ottava squadra classificata, AC Mezzo Corona, un bel applauso. Premi al sindaco di Mezzo Corona, Mauro Fiamozzi. Abbiamo risparmiato sull'etichetta, quindi sarà scritto piccolo 8 probabilmente. Guardate i fotografi, guardate in alto. Vi ricordo ancora, domani a ora di pranzo ci sarà il servizio della finale del primo e secondo posto su Trentino TV. E poi, per quanto riguarda il sito del Calcio 5 San Gottardo, sarà nostra premura girare a tutte le squadre partecipanti il video della finale appena disputata. Settima squadra classificata, la Rotaliana, un bel applauso alla Rotaliana e a mister Rigotti. Arrivano i suoi ragazzi col mister. Premi al sindaco di Rovere della Luna, Michele Casvalder.
va in braccio in cantina. Procediamo, sesta squadra classificata, uno dei migliori piazzamenti, uno dei migliori piazzamenti di questa rappresentativa nel corso di questi 7 anni. Sesta squadra classificata, premia il fratello di Manuel, Gigi Sartori, oratorio Mezzo Corona. Un bel applauso all'oratorio di Mezzo Corona. Complimenti all'oratorio di Mezzo Corona e ai loro selezionatori. Quinta squadra classificata. È tornata dopo qualche anno, ci ha fatto un grande piacere di averla tra noi. L'Unione Sportiva La Rovere, un bel applauso. Premia il sindaco di Rovere della Luna, Michele Casvalder, un bel applauso alla Rovere. Anche lei non è ormai dall'inizio della nostra esperienza, al Memorial che non manca mai, l'Unione Sportiva Dilettantistica Salorno, un bel applauso al Salorno, premia il sindaco di Mezzo Corona, Mauro Fiamozzi. E ringraziamo anche per l'omaggio degli yogurt anche la Trentina Latte di Rovere della Luna al suo direttore, grazie mille. E quindi ogni squadra tornerà a casa con dei fantastici yogurt per iniziare bene la giornata prima di andare a scuola. Poi sapete che noi ogni anno ci piace fare un giochetto tra noi organizzatori e chiediamo quindi di fare una foto di gruppo agli 8 giocatori delle 8 squadre che secondo noi si sono distinti per bravura e altro e anche disciplina. Quindi chiamerei i vari giocatori, se faremo una foto tutti insieme lì, allora li chiamo così li accogliamo anche con un bel applauso. Per la Rovere, Casvalder Mattia, un bel applauso, lo chiamiamo qui per fare una foto insieme. Casarano Alessandro del Mezzo Corona, appena andato, ciccia, avanti. Dal Lago Tommaso della rappresentativa dell'oratorio, Dal Lago Tommaso, qui vicino a Mattia per fare una foto, e c'è anche Casarano Alessandro. Tommaso, prego. È un cognome diverso, come ti chiami? Lorenzo. Un cognome giusto, allora è lui, perfetto. Poi abbiamo, vediamo di non sbagliare il nome, Pedron Martin della Rotagliana, un bel applauso anche a Martin. Poi abbiamo Arfaui Aladin del Salorno, un bel applauso. Poi abbiamo Bazzanella Giulio del Predaia, Faustini Lorenzo della Garibaldina, un bel applauso Lorenzo. E il portiere della Bassanaugna, De Piero Federico, un bel applauso anche a Federico. Foto di gruppo. Grazie, procediamo, arriviamo sul podio. Arriviamo sul podio, terza squadra classificata, la Predaia. Premia al fratello di Manuel, Gigi Sartori. Si sono già premiati da soli, sono stati tardi. Un attimino. Grazie ai ragazzi del Predaia, alla loro dirigenza. Grazie di essere venuti anche quest'anno, un bel applauso. È stata una finale inedita quella disputata quest'anno nel 2013, la 7ª edizione, nessuna delle 2 squadre era arrivata in finale, ci ha provato fino alla fine facendo un bellissimo torneo. Quest'anno la Garibaldina di Mister Trainotti, chiamiamo quindi 2ª squadra classificata, la Garibaldina, un bel applauso ragazzi!
bel applauso ancora alla Garibaldina, grazie di aver partecipato anche quest'anno. Per tutti i ragazzi, sacchetti, sacchetti con dei dolcetti prima di Santa Lucia, che tutti i sacchetti si porta via. Bene, quindi siamo arrivati alla premiazione finale, ormai in memoria di Sartori parla sempre più Noniso. Alla pedale siamo scesi alla Bassa Lamia, prima squadra classificata di questa edizione, la Bassa Lamia premia il fratello di Manuel Gigi. Un bel applauso alla Bassa Lamia, la sua prima volta al Memorial Sartori. La telecamera serve anche domani, grazie. E una bella foto lì, una bella foto, mettetevi tutti in posa per fare la foto lì. Bene, siamo proprio ai titoli di coda, ringraziamo tutti di aver partecipato anche quest'anno. Ringraziamo il fratello di Manu e Gigi di aver partecipato anche quest'anno alla premiazione, e per ricordarlo come meglio non possiamo, via Colino della Juve, eccolo qua, Manu è grande tifoso della Juve, complimenti a tutti, buon Natale e buon inizio d'anno nuovo, al prossimo anno.